Ciao a tutti ragazzi, indovinate dove siamo oggi? In un'altra fattoria. Per la gioia di Paola. Vabbè Paola, ma dai, è autunno, è bello stare in mezzo alle zucche, in mezzo a tutto questo, a tutti questi colori. Vedi, inquadra tutto, giallo, arancione. Vabbè, sì, i nostri 360 gradi. Andiamo a prendere la nostra ennesima zucca. Ci sono anche i bambini qui, Paola. Lo so, mamma, sono più piccoli di te. 2 anni. Va bene. Sono felici perché non sanno dove si trovano. Vabbè, ma cerca di essere felice anche tu. Ci saranno andati soltanto una volta. Ma chissà quante persone vorrebbero essere al tuo posto a raccogliere le zucche. Ho detto tutto. Rimpiangerai questi momenti. Vediamo un po' come funziona. Vediamo quanti bambini di 2 anni ci sono. Oh, ma guarda, c'è anche un bel cagnolone. Quello c'ha la stessa faccia mia. Che nuovi, che depresso. Ma perché? Non devi essere depresso. Ma no, mi sono scherzando. La tua è un'adolescenza alternativa, dai. Io non commento. Cosa facciamo oggi, mamma? Andiamo in un'altra fattoria. A raccogliere le zucche. Quante zucche vuoi avere dentro casa, mamma? Ma dai, fino adesso ne abbiamo presa solamente una. Quante pecore e capre abbiamo visto in questi giorni, mamma? Ma non sei felice di stare in mezzo alla natura, agli animali? Paola, vuoi prendere il tuo carrello? Non trovi che sia meraviglioso? Vai a prendere il tuo carrellino! Dai! Andiamo a prendere le zucche! E poi Peppa Pig che va a raccogliere le mele! Ma no, andiamo a prendere le zucche, no le mele, dai! Ma non sei felice? Oddio! Aspetta! Si è mangiato troppe zucche. Ma no, lui si è mangiato le mele forse. Facciamo una foto qua in mezzo, aspetta. Non ti senti emozionata? È la prima volta che fai questa cosa. Con tanto di carrello. Dai, addentriamoci Paola. Facciamo come gli altri. Paola, mettici un po' di entusiasmo, fai vedere i nostri amici come sei felice di trovarti qui. Paola, mi sembra un film di India. Che cosa hai fatto? Paola, mi sembra un film di Indiana Jones. Ok, abbiamo scelto la nostra zucca. Vai Paola, occupati tu di tutto il lavoro. Mamma è vecchietta, non ce la fa. Vabbè. Ok, perfetto. Ma se è bloccato. Ma non possiamo andare dall'altro lato? Ah, ok. Dai Paola, che sei forte, su. Dai, dai. Su, su, non è nulla. Bello, bello. Paola, questi rimarranno momenti indimenticabili della tua vita con tua madre. Non fare così. Dai. C'è un sasso, attenta. Lo potrai raccontare a tutti i tuoi amici in Italia quello che hai fatto oggi. Ridono.
Dai, andiamo. Conquistiamo l'uscita. Paola, ma dove stai andando? Ma che ne vuoi prendere un'altra? Ma hai cambiato idea? Allora vuol dire che ti stai divertendo. Ah, ok. Lo sapevo che avresti cambiato idea. Sì. Dai Paola, dai. Sono felice che hai trovato un po' di entusiasmo. Ecco fatto. Da grande farò il contadino. Ottima idea. Ti chiedo, guarda. Assolutamente sì. Adesso andiamo a pagare le nostre zucche. Dobbiamo portarle lì sotto quello stand per farle pesare. Abbiamo pagato appena $10.50. Finalmente ce l'ho fatta. Abbiamo finito. Vabbè, io riprendevo, ho fatto qualcosa anch'io, dai. Hai sudato? Vabbè, appena un pochino. Vabbè. Abbiamo finito allora. Grazie a tutti per la compagnia, alla prossima. Con questa bellissima e rilassante ripresa vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie Paola. Diamo la buonanotte al nostro nuovo amico che sicuramente sta sognando. Mi sembra di intravedere un sorriso sul suo volto.